Quadriplastici nascono sostanzialmente nel 1920, sono espressioni popolari, rappresentazioni per lo più di arte sacra, talvolta sviluppate invece sulla dimensione del mitologico. E questi quadri plastici si svolgono annualmente, puntualmente, in piazza ad Avigliano. Noi siamo partiti da questa esperienza dei quadri plastici per fare una riflessione sul senso dell'arte, diviso tra la dimensione dell'arte e la dimensione della spiritualità, perché c'è un filo sottile che lega arte e spiritualità, e questo filo sottile, a mio avviso, è legato alla dimensione delle vibrazioni, delle frequenze che si propagano dalla materia e che raggiungono la persona, mostrando a questa persona la natura intima di quella dimensione metafisica che in qualche modo governa l'universo e che è appunto la dimensione spirituale. Bisogna avere questa capacità di cogliere queste vibrazioni, queste frequenze, che poi sono le vibrazioni e le frequenze dell'anima, per poter cogliere gli aspetti più importanti della bellezza. Non è soltanto un gioco di simmetrie, di proporzioni, di profondità, di simboli che si manifestano attraverso l'arte, è anche una questione di idee, di pensieri forti che vengono dall'artista e che poi questi pensieri, queste idee si traducono in qualcosa di diverso, di similare a quella che è la dimensione della sorgente, quella dell'artista, e si traducono in qualcosa di diverso nel pensiero del fruitore dell'opera d'arte. Vorrei partire da una considerazione che è quella che cosa ha portato noi a organizzare questa serata. Effettivamente questa serata nasce un po' da questo connubio tra le associazioni culturali e le associazioni di volontariato, da una parte la cultura, dall'altra parte il volontariato. Ci sono dei fili sottili in qualche misura che uniscono gli uni e gli altri, appunto le associazioni di volontariato con le associazioni culturali. Recentemente è stata fatta una indagine dal Centro Servizi Volontariato di Basilicata e sembra che a Potenza ci sono 130 associazioni culturali e 140 associazioni di volontariato. Questo la dice lunga, cioè si punta effettivamente molto sia sul volontariato che sia sulla cultura. Sì, sono qui appunto per introdurre questa serata. Effettivamente l'elemento motore che mi ha spinto a tenere questa conversazione nasce dalla volontà di far conoscere anche questa associazione, questa Ollus, Stefano Cardone Ollus. Ci occupiamo di volontariato, ce ne occupiamo in Italia, ce ne occupiamo nei paesi stranieri, in particolare in Africa. Partirei da una considerazione sull'onda di una canzone che appunto abbiamo sentito all'inizio di questa serata, quella frase in cui si dice non so con chi adesso sei. Ecco, questo omaggio ideale penso di rivolgerlo appunto a mia figlia Stefana. Non so con chi adesso sei, ma perché lo dico? Perché sono convinto che adesso è più accanto a quel senso di bellezza che noi tutti respiriamo tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni. C'è uno dei suoi grandi amori, perdonatemi questa introduzione esclusivamente legata al volontariato, uno dei suoi grandi amori di Sefora era uno scrittore, Tiziano Terzani. Tiziano Terzani diceva: solo se riusciremo a vedere l'universo come un tutt'uno in cui ogni parte riflette la totalità, in cui la grande bellezza sta nella sua diversità, cominceremo a capire chi siamo e dove siamo. Altrimenti saremo solo come la rana del proverbio cinese che dal fondo di un pozzo guarda in su e crede che quel che vede sia tutto il cielo. È bella questa considerazione, perché effettivamente, perché poi alla fine appunto i cittadini si sono chiesti: ma che cosa c'entra l'arte con la spiritualità? Devo dire che ci viene incontro oggi
a capire in maniera molto profonda che legame c'è tra l'arte e la spiritualità, guarda caso, proprio la scienza, sì, la scienza, e ci viene incontro con la fisica quantistica. Fisica quantistica che sostiene sia la luce che le particelle che costituiscono gli atomi, e cioè gli elementi fondamentali che compongono la materia, sono costituite da minuscoli concentrati di energia, detti quanti, che hanno una duplice natura, ondulatoria e crepuscolare. Bene, questo ci conferma che effettivamente noi viviamo di suoni, di colori, di emozioni, tutto ciò che percepisce il nostro occhio, tutto ciò che percepisce il nostro orecchio. Beh, tutto questo si svolge su una serie di frequenze, che sono le frequenze della luce, che sono le frequenze del colore, che si muovono su ondulazioni diverse, ma che sono molto vicine le une alle altre. Gran parte dell'arte del Novecento ha tentato di esplorare questi fenomeni attraverso la sinestesia, tentando appunto di stabilire la connessione che esiste fra il suono e il colore. Sono state fatte anche tante tesi di studio, insomma, che hanno esplorato questo tema. C'è questa connessione effettivamente tra la luce e il colore. Kandinsky diceva di sentire il colore, aveva questa sensazione lui di fronte al colore che spargeva sulla tela, lui di quel colore ne sentiva la frequenza sonora. Questo per dirvi che ci sono delle sensibilità molto forti, molto profonde, che riescono ad avvertire queste frequenze. E queste frequenze noi le conosciamo sostanzialmente da sempre, sin dai tempi dell'antichità, però ahimè non abbiamo una cognizione piena, nel senso che magari non sono stati ancora scritti dei codici completi che definiscono in maniera particolareggiata questa connessione che esiste fra il suono e la luce, fra queste vibrazioni di diverso livello che poi ci spingono verso altre vibrazioni, altre frequenze, che sono probabilmente, anzi sono sicuramente, le vibrazioni dello spirito, dell'anima, che viaggia nell'universo, nell'eternità. Quanto accade nelle galassie a noi lontane, noi lo vediamo dopo millenni, cioè quella luce arriva a noi dopo millenni, sono queste vibrazioni, queste frequenze che arrivano a noi. E devo dire che in questo discorso delle vibrazioni la natura le avverte intimamente e profondamente. Sapete spiegarvi perché anche, ecco, arriva la primavera, però è una primavera fredda. Beh, i fiori, per esempio i mandorli, i peschi, vanno comunque in fiore. Che cosa significa? Che al di là del calore, che è pure una componente importante e fondamentale della materia, ci sono delle vibrazioni che sono determinate dalla diversa vicinanza del Sole rispetto alla Terra, che giungono a noi e giungono quindi anche alla materia, giungono a questi alberi, e che stabiliscono proprio quei cicli stagionali che vanno appunto al di là del calore e che quindi poi portano a questa esplosione di alberi fioriti determinati da queste frequenze. Queste frequenze le abbiamo sempre avvertite in qualche misura. Gli antichi forse avevano una sensibilità maggiore rispetto a noi nell'avvertire queste frequenze. Io ho visto, molti di voi avranno visto, dei teatri antichi, teatri greci, teatri romani. Sono tutti teatri che hanno un loro fascino particolare. Lascia stare, scusate la citazione, il teatro di Taormina, splendido perché davanti, gli si para davanti l'Etna, c'è il mare e lo scenario è straordinario, è meraviglioso, e lì avverti queste frequenze. Ma signori, ma perché quando andiamo invece qui in Basilicata, a Metaponto, a Grumento Nova, in quegli stessi teatri che poi si sviluppano su un unico pianoro, avverti delle vibrazioni e delle frequenze intense e particolari? Evidentemente in quei luoghi si sprigiona una energia
che noi avvertiamo e che poi, voglio dire, proprio rispettiamo in qualche misura, gli antichi la rispettavano a tal punto che lì costruivano i loro teatri. Quindi c'è una forte corrispondenza fra la materia e lo spirito. La materia è composta di atomi, di molecole, e lo spirito che si sviluppa invece su delle frequenze. Allora, c'è un concetto importante da cui partire per trattare questo tema della bellezza nell'arte e nella spiritualità, e ce l'offre, è stato già citato, l'ho riuscito anch'io, Platone, quando dice: se c'è una cosa che dona valore alla vita umana, questa è la contemplazione della bellezza pura. Allora l'arte è proprio questo, signori, l'arte è contemplazione, è meraviglia che provi di fronte a un quadro, è estasi che poi scaturisce dalla contemplazione di questo quadro. E questi fenomeni della contemplazione e dell'estasi noi li ritroviamo anche nei mistici. E allora c'è questa corrispondenza tra la contemplazione artistica, Stendhal diceva che poi si va in overdose talvolta quando questa bellezza è così tanta che si para davanti a noi e che noi non riusciamo più a reggerla, no? Allora c'è questa corrispondenza fra la contemplazione e l'estasi che ne deriva, sempre che però ci fermiamo un attimo ad osservare quelle opere in maniera diligente per coglierne tutti gli aspetti. Allora, se ci troviamo di fronte a un quadro figurativo, probabilmente per la nostra cultura scolastica ci è più facile magari cogliere questo senso di estasi e di contemplazione, magari di fronte a un quadro astratto c'è un po' tantino più difficile perché non abbiamo quel background culturale per poterlo comprendere pienamente e profondamente. Però sta di fatto che di fronte a una grande opera, anche astratta, noi ci fermiamo per un istante ad ammirarne la meraviglia. E che cos'è poi questa meraviglia? La meraviglia è qualcosa di cui si è parlato sin dai tempi dell'antichità, se ne parla persino nella Bibbia. La meraviglia è viaggia su due livelli. La meraviglia viaggia sul senso dello stupore, dell'estraniamento, dello sbalordimento che proviamo di fronte magari a una cosa che si para davanti a noi. E allora vediamo questa cosa bellissima e diciamo: ma guarda che meraviglia. Però la meraviglia è proprio per questo, è incanto, è affascinazione. Allora, da un verso magari di fronte a questo... A questo quadro, a questo qualcosa che ci ha catturato, proviamo quel senso di meraviglia che ci porta a stupirci, no? Che ci porta appunto a estranearci in qualche misura, a sbalordirci, e dall'altro invece magari proviamo questo sentimento opposto ma parallelo, che è quello dell'incanto e dell'affascinazione. E vado a memoria, ma qualcuno ha detto: finché l'uomo conserverà la sua capacità di meravigliarsi, l'essere umano sopravviverà. Non dobbiamo mai perdere questo senso dell'incanto e della meraviglia. Lo dobbiamo provare appunto di fronte ad un'opera d'arte, lo dobbiamo provare magari di fronte ad un testo sacro, alla lettura di un testo sacro. Diceva... è una frase che io amo ripetere spesso, Dostoevskij nell'Idiota: la salvezza salverà il mondo. Effettivamente la salvezza salverà il mondo, e questo tra l'altro poi è un concetto che è stato ripreso nel corso della storia da due pontefici proprio della Chiesa Cattolica, da Paolo VI e da Giovanni Paolo II, un tema che ancor prima del XX secolo è stato oggetto, a cavallo tra 800 e 900, anche di una puntuale considerazione sempre sulla bellezza da parte di un mistico persiano, Abdu'l-Bahá, il quale diceva: dovremmo
ammirare la bellezza nella dissomiglianza e la bellezza nell'armonia. Vedete, proprio anche in questa frase di questo mistico, dovremmo ammirare la bellezza nella dissomiglianza e la bellezza nell'armonia, ritorna un po' quel concetto iniziale di Platone: se c'è una cosa che dona valore alla vita umana, questa è la contemplazione della bellezza pura. Allora, fatta questa premessa, io vorrei ma questi quando in automatico li possiamo governare noi. Se riusciamo a governarli, partirei dalle primissime slide. Dicevo quindi di questo concetto della meraviglia, della fisica quantistica, della meccanica quantistica che ci viene in qualche misura in aiuto per stabilire questa dimensione delle particelle, delle microparticelle che animano la materia stessa, ma che animano anche lo spirito. E un altro mistico che si è interrogato sul concetto della bellezza, ad esempio, è stato Agostino d'Ippona. Lui diceva, si poneva questa domanda sostanzialmente, un interrogativo: interroga la bellezza della terra, interroga la bellezza del mare, interroga la bellezza dell'aria diffusa e soffusa, interroga la bellezza del cielo, interroga l'ordine delle stelle, interroga il sole che col suo splendore rischiara il giorno, interroga la luna che col suo chiarore modera le tenebre della notte, interroga le fiere che si muovono nell'acqua, che camminano sulla terra, che volano nell'aria, anime che si nascondono, corpi che si mostrano, visibili che si fa guardare invisibile, che guida, interrogali. Tutti ti risponderanno: guardaci, siamo belli. La loro bellezza li fa conoscere, questa bellezza mutevole, chi l'ha creata se non la bellezza immutabile? E tutto questo parte proprio dalle origini. Se parti dai quadri plastici, diciamo anche qualcosina sui quadri plastici, ecco, allora questa bellezza mutevole, chi l'ha creata, diceva Agostino d'Ippona, se non la bellezza immutabile? E noi sappiamo un po' perché ci viene incontro adesso la scienza, ma anche da recenti scritti redatti da mistici dell'Ottocento, del Novecento. Noi sappiamo che la creazione, la vita, ebbe origine, tutto questo è ancora da provare in maniera profondamente scientifica e razionale. Bene, la vita ebbe origine dal calore che si è sprigionato dalla interazione tra la forza attiva, quella potenziale, e il suo recipiente. Allora, ecco, qui anche entra quest'altro concetto che è assai importante quanto quello delle frequenze, che si diceva fino adesso di questi quanti di cui dicevamo, che è quello del calore. Il calore è qualcosa di fondamentale. Allora, vediamo queste slide. Voglio fare un piccolo riferimento. Questa sera vediamo una mostra fotografica, sono questi quastri plastici, sono queste sacre rappresentazioni che si svolgono in piazza dal 1920 o giù di lì, carri prima in movimento, poi resi completamente statici nelle piazze, questi soggetti messi in posa. Io, in questo libro che poi è stato anche citato da Vito, in questo libro Convergente, aspetti dell'arte in Basilicata tra 800 e 900, un po' esploro tutti i fenomeni essenziali che si sono svolti in Basilicata in questi 2 secoli, in qualche modo anche spostando l'attenzione, perché fino a quando è stato scritto questo libro, adesso ci stanno lavorando in tanti su queste tesi, ma fino a quel momento si pensava che l'arte in Basilicata nascesse con il Novecento, nascesse all'epoca del fascismo, nascesse con una pittura che era in qualche misura di tipo oleografico, che era di tipo figurativo, che prima non ci fosse altro. Poi arriva Levi, ci porta la cultura, in realtà in qualche misura non ci ha portato la cultura, ma ci ha portato una sorta di palla a piede, perché molti pittori di quegli anni iniziarono ad esprimersi con questo linguaggio leviano che era esclusivamente legato al suo modello di tecnica pittorica e legato a questa dimensione di quella che si diceva la civiltà contadina, che poi in realtà
perdonatemi, non è mai stata una vera e propria civiltà contadina, è stata una cultura contadina, perché se fosse stata civiltà avrebbe prodotto benessere, insomma la civiltà produce benessere, è stata una cultura contadina, assai importante quanto l'essere in qualche misura una civiltà. E allora accade questo, però in realtà poi se andiamo a studiare bene la storia dell'arte cercando i documenti e tutto quello che si trova nei documenti storici, negli archivi, ci accorgiamo che effettivamente c'erano artisti precedenti a questi pittori leviani, che addirittura tutto parte con l'Ottocento, con pittori che avevano collegamenti con la Francia, penso di Chirico, che avevano collegamenti con il resto d'Italia, penso a Nicola Tedesco, insomma, e sua moglie, che erano in collegamento con il meglio della pittura di quegli anni, questa pittura impressionista, questa pittura macchiaiola che si sviluppava intorno a Firenze, insomma, quindi abbiamo tanto di più. Io in questa tesi, dove in qualche modo accenno anche ai fenomeni dell'artigianato, però in questa tesi faccio anche riferimento alla fotografia, che ormai Gombrich ha stabilito, ha fatto bene a stabilirlo, rappresenta uno dei linguaggi espressivi dell'arte contemporanea a tutti gli effetti, perché cambiano i materiali. Quando a un certo punto nella storia dell'arte fu introdotta la pittura ad olio grazie ai pittori fiamminghi, e i nostri pittori, quelli locali, insomma, inorridirono, perché si usavano soltanto tempere. Che cos'era questa pittura a olio? Eppure abbiamo visto che la pittura ad olio aveva un senso, aveva una caratteristica, era una tecnica differente, però ecco, ci fu una forte cesura in quel momento e poi si è andati avanti nella storia. Oggi la cesura della contemporaneità artistica è rappresentata appunto dalla fotografia. Qui abbiamo tante fotografie, abbiamo queste sacre rappresentazioni. Io ho sviluppato una tesi, è ancora una tesi, tutto ancora da, se volete, da dimostrare, da verificare, e cioè che in effetti questi quadri plastici che si svolgevano ad Avigliano, abbiamo detto prima il movimento, poi resistatici, in qualche misura fossero collegati alla fotografia attraverso un movimento molto importante in quegli anni, che era il movimento del pittorialismo fotografico. E in quegli anni erano pochi i fotografi che operavano in Basilicata, ce n'era qualcuno a Grassano, qualcuno a Matera, però ecco, nel 1920 abbiamo questi quadri plastici. Io la tesi è questa: restando alla fotografia, a partire dal 1920 si sviluppò anche in Basilicata il movimento del pittorialismo. Puoi andare avanti con altre due o tre slide, pian piano. Si sviluppò questo movimento del pittorialismo, a mio dire, specie tra i settori aristocratici della società, che realizzarono i primi circoli fotografici. Questo in linea generale. Scopo del pittorialismo, sempre in linea generale, teorizzato da Robinson e Rylander, era di esaltare i dati formali dell'immagine, relegando la fotografia a un ruolo tecnico artigianale tale da suscitare un'idea magari da sviluppare in pittura. Ecco, in questo contesto si inserisce, a mio avviso, questa esperienza dei quadri plastici di Avigliano, che appunto nella festa della Madonna del Carmine vengono realizzati in piazza. Una tradizione che è stata ripresa, come è stato già detto, di recente in paese dal Proloco, e la caratteristica di questi quadri plastici era di essere fedele copia di dipinti autorevoli, con messa in posa di attori non di professione, scelti tra la gente comune, collocati su fondali artificiosi. Questo movimento del pittorialismo è stato un movimento assai significativo, importante, insomma, lo è ancora adesso, lo si pratica in tante parti del mondo. Su questa scia lunga si inseriscono questi quadri plastici, dove le scene sono interpretate da attori, nascono questi set fotografici, che poi vengono appunto ripresi in questi
dei fotografi attraverso i loro scatti e poi nascono le immagini che noi tutti vediamo. Nel pittorialismo, per la verità, non era rappresentato esclusivamente il tema del sacro e del mitologico, ma anche il nudo femminile. Ci sono tanti esempi nella storia dell'arte. E qui siamo in base, qui siamo di fronte proprio nella gran parte dei casi della sacra rappresentazione, che poi è anche un genere teatrale di argomento religioso che in Italia si è sviluppato ancora prima, a partire dal XV secolo, perché la verità è che fin dagli albori della civiltà umana l'uomo ha sempre sentito l'esigenza di rappresentare mediante il linguaggio gestuale, la danza, i propri sentimenti religiosi e non solo, anche attraverso questi dipinti, queste tele. Io credo che si sia fatta molta evangelizzazione, per stare al tema della cristianità, del cattolicesimo, si sia fatta molta evangelizzazione attraverso i quadri, attraverso i dipinti. E allora, vediamo un po' di scorrere alcune immagini. Vediamo la prima immagine. Allora, qui abbiamo l'estasi di Francesco d'Assisi, c'è questo collegamento. L'estasi di Francesco d'Assisi, qui ripreso da Giotto, siamo appunto ad Assisi. Il momento dell'estasi è il momento della contemplazione, in cui l'individuo si stacca dal terreno, dalla contemporanea e si avvicina all'assoluto. Anche questo è un sentimento, appunto, come dicevamo, questa questione dell'estasi che si avverte di fronte a grandi quadri, a grandi opere importanti. Altra slide sempre riferita a Francesco d'Assisi. In questa slide, sempre di Giotto, qui abbiamo questo incontro fra Francesco d'Assisi e il sultano Malek El Kamel, questo incontro fra due culture molto differenti tra loro, l'Oriente e l'Occidente. Francesco d'Assisi avverte l'esigenza di andare in Terra Santa, di raggiungere il Santo Sepolcro, in realtà non ci arriverà mai, però ci prova. Però in uno di questi suoi viaggi lui avverte la necessità di incontrare il sultano Malek El Kamel, e lì è un incrocio fra due culture, due mondi, due spiritualità molto differenti tra loro, e che proprio nell'incrociarsi io credo si siano anche un po' mischiate l'una all'altra. Sì, si racconta che il sultano l'avrebbe sottoposto a delle prove perché rinunciasse alla sua fede, però sta di fatto invece la realtà sostanziale è che ci fu un dialogo fra questi due grandi. Questo sultano che rappresentava il mondo orientale del tempo e Francesco d'Assisi. Francesco d'Assisi, personaggio dalla sensibilità straordinaria, che arriva lì e vede i crociati in azione, e poi di fronte alla battaglia di Damietta dice: se questi sono i cristiani, se questo è il loro sentire, questo è il loro credere, beh, allora io non mi sento di dovermi definire cristiano. E poi bellissima quest'altra esperienza sempre di Francesco d'Assisi: si arrivava per mare in Oriente, in Palestina, e si arrivava giungendo a Dacca, San Giovanni d'Acri, e lui avverte delle emozioni molto intense, molto profonde in quella terra. Entrando dalla porta del mare avverte un'emozione profonda, si inchina, bacia a terra e dice: qui un giorno passerà la gloria di Dio. Credo che queste siano delle emozioni molto profonde, ecco, siano proprio emozioni che appartengono all'estasi, alla contemplazione, che lui continua ad avere in quella terra, in Palestina, perché raggiunge il Monte Carmelo, monte sacro a tutte le religioni, la fede cristiana, la fede ebraica, quella musulmana, quella Baha'i, e raggiunge questa montagna dove in questa montagna Gesù nelle notti di pleninunio teneva i suoi discorsi. È una montagna molto sacra anche a Maria, la madre di Gesù, tant'è che c'è anche un santuario dedicato a Maria proprio sul Monte Carmelo.
ed era la montagna che era stata esplorata da un filosofo e per certi aspetti anche un mistico del passato che è fortemente legato alla nostra terra, che è Pitagora. Pitagora, come voi sapete, anche se poi quelli di Sibari contestano questa ipotesi, vabbè, però Pitagora visse i suoi ultimi anni a Metaponto, proprio quella stessa Metaponto che richiamavo poc'anzi per il teatro. E Pitagora, giunto su quella montagna, a un certo punto sembra che sentì il mormorio dei cieli e dialogò con gli angeli. Anche qui in questo caso una questione di estasi provata da questi mistici del passato. Ancora una slide su Francesco, giusto per stare su questo tema, sempre il tema dell'estasi successiva. E questa è un'altra interpretazione dell'incontro tra il sultano Francesco d'Assisi, questa è di Benozzo Gozzoli. Qui in questa slide in qualche misura si vede questo tema della mitologia, che pure è stato un elemento fondamentale, perché nella mitologia si incontra il simbolo con la rappresentazione del messaggio che se ne vuol fare. Andiamo avanti. Ecco, questa è altra estasi di Santa Caterina. Andiamo avanti. Queste sono tutta una serie di estasi, sempre nella visione cristiana, insomma. Andiamo avanti. Insomma, giusto per darvi un po' il senso di questi mistici che hanno rappresentato questa dimensione dell'estasi, che appunto è una dimensione di meraviglia, di stupore, di incanto, di fascinazione, legata ai mondi sovrannaturali, al metafisico. Qualcuno sostiene che la capacità dell'artista è di portare dal mondo dell'invisibile quelle forme che lì già esistono e tradurle in qualcosa di materiale. Forse anche questo è un concetto interessante, importante. Certamente oggi ci troviamo anche di fronte a tanta arte che non ha nulla, che non ha nessuna aderenza col sacro. Però io sto sempre sulla dimensione delle vibrazioni. Ci sono delle vibrazioni del mondo spirituale che tu puoi cogliere in tante maniere, in forme diverse, non necessariamente esprimendoti in forma sacra, insomma, anche in forma astratta, anche in forma simbolica, in forma concettuale. Santa Maria Maddalena, insomma, sono tutte figure di persone che nel passato hanno avuto questo momento di attaccamento col divino, e questo attaccamento col divino passa da due situazioni opposte e complementari tra loro. L'attaccamento col divino si sviluppa o attraverso l'illuminazione mistica che ha di alcuni santi, l'illuminazione mistica, cioè questo attaccamento con la sorgente spirituale vissuto in maniera molto intensa, molto profonda, anche in maniera se vuoi positiva, e la visione solare della contemplazione. E poi c'è l'altro aspetto invece, che non è più quello appunto della visione mistica, ma è quello della notte oscura dell'anima, che pure molti di loro hanno provato. La notte oscura dell'anima è quella che contraddistinse Santa Teresina di Lisie, che contraddistinse San Giovanni della Croce, lo vedremo fra poco in qualche immagine, che contraddistinse anche l'esperienza spirituale di Madre Teresa di Calcutta. Voi avrete letto molti libri recenti che sono stati pubblicati. Lei si è spesso interrogata, ma forse mi sto sbagliando, ma forse Dio non esiste, però ogni volta poi si rituffava nell'azione svolta verso i poveri. E qui ritorna il tema del volontariato, questa necessità di darsi agli altri in maniera forte e incondizionata. Altre visioni, e qui ora tra poco completiamo tutte queste. Ecco, questo è anche un altro momento
molto bello raccontato con questa deposizione dalla croce, che effettivamente richiama quella che fu la sofferenza di Gesù sulla croce. E qualcuno, qualche mistico del recente passato, dell'Ottocento, ha sostenuto che quando Gesù morì, quando Cristo morì, l'intera creazione pianse lacrime di dolore. E questo il riferimento è Baha'u'llah proprio. Baha'u'llah, che appunto per i Baha'i rappresenta essere la manifestazione di Dio per quest'epoca, lui dice appunto che quando Gesù morì l'intera creazione pianse lacrime di dolore, ma da quell'atto, da quella sofferenza che lui patì sulla croce, derivarono tutte le arti e le scienze che successivamente si sono avvicendate nel tempo. Questo per dire che energia spirituale appunto si è sprigionata in quel momento, e questo mi richiama a questa mia teoria, perdonatemi, è soltanto una mia teoria, è quella appunto della fisica quantistica e della meccanica quantistica, questa dimensione delle particelle, delle frequenze, delle vibrazioni, che sono altrettanto importanti quanto tutti i rapporti geometrici possibili, no? Che si stabiliscono nell'arte, che possono essere la profondità, la prospettiva, l'altezza, l'armonia, l'equilibrio, tutte cose importanti che appartengono a dei codici estetici che è fondamentale applicare. È fondamentale applicare, però, dico io, anche con la conoscenza e la consapevolezza che abbiamo noi uomini contemporanei, e che ogni opera d'arte, oltre a mostrare bellezza, oltre a mostrare armonia, deve mostrare la forza di un'idea. André Gide sosteneva che appunto l'arte è l'esagerazione di un'idea. Se tu non trovi in quell'opera questa esagerazione di un'idea, di un pensiero, è un'opera banale. Oggi circolano tante cose, circolano in maniera impropria, sono tanti diari intimi di cui bisogna avere molto rispetto, circolano nella letteratura, circolano nella pittura, nella fotografia, ma sono diari intimi, sono racconti personali che forse non meriterebbero neanche una rappresentazione pubblica. Facebook non ci aiuta molto, tutto il mondo, Twitter non ci aiuta molto in tutto questo, perché, vedete, questo mondo informatico difetta in una cosa, difetta nel sistema appunto che dicevo all'inizio della contemplazione e dell'estasi che ne deriva. Lì sono immagini che procedono velocemente, convulsamente, noi non abbiamo la possibilità di appropriarcene, di acquisirle completamente. È bello uno spazio ristretto come quello di questa sala, dove tu vedi appunto una fotografia, ti fermi un attimo e provi a riflettere su quello che vedi e su te stesso, e allora sì, ci troviamo di fronte a qualcosa di significativo e importante che varrà la pena. E questa visione straordinaria, meravigliosa, sempre statica, ho messo molte slide su questo concetto appunto dell'estasi. Eccomi, e sono opere straordinarie, opere marmoree in questi casi, insomma, vedete la plasticità. Ho inserito questa cosa, non mi sembra in esagerazione, perché in qualche misura voglio anche in questo discorso sull'arte e la spiritualità dire che effettivamente l'arte non è soltanto patrimonio dell'Occidente, né tantomeno è patrimonio soltanto dell'Italia. Argan ha scritto libri straordinari, ma forse i difetti di Argan, il difetto di Argan è stato che tutto ruotava intorno al mondo nostro, al mondo dell'Italia, insomma. E invece Gombrich fa tutt'altro, fa un'operazione molto diversa, e quindi sposta anche l'arte ad altre latitudini nella sua storia dell'arte, ed è giusto che sia così, ma vuol dire che gli indiani in America non avevano le loro forme artistiche? L'avevano, e le avevano e come, ma erano diverse dalle nostre quelle forme artistiche, e non sono arrivate a noi perché hanno temuto più delle nostre l'usura del tempo. Noi usavamo i pigmenti, usavamo la pittura per esprimerci,
usavamo la musica, una certa musica per esprimerci, anche loro facevano la stessa cosa, almeno quello scampo del sabato, per la verità, attraverso la musica e la danza del sole è qualcosa di straordinario, è qualcosa che afferisce alla sfera della bellezza, del senso dell'assoluto. La danza del sole, questa danza, questo rito di iniziazione che fanno i giovani, che facevano i giovani per diventare uomini maturi e che ballavano per ore e ore intere e si sottoponevano a prove straordinarie, di grande sofferenza e poi da quel momento diventavano uomini. Anche questa è una forma di espressione artistica nella forma appunto della danza. Ma non soltanto. In America non sono sopravvissute a noi tante cose, perché loro creavano ad esempio le camere del vento, erano delle strutture di pietra dove il vento entrava dentro ed emetteva dei suoni particolari. E voi capite la bellezza di questa opera. Non sono arrivate a noi, ma come non arrivano a noi i mandala, queste opere prodotte con la sabbia nei paesi asiatici, in India. Fatti con la sabbia e con la costruzione stessa, appunto, di essere opere d'arte che si mostrassero cromaticamente, che mostrassero dei simboli, che mostrassero una storia, e tutto questo si continua ancora adesso a fare. Ma quelli poi scompaiono perché sono fatti appunto con la sabbia, con la polvere. Anche gli indiani d'America avevano le loro pitture di sabbia, e anche quelle sono scomparse. Insisto su questo concetto delle pitture di sabbia, dei mandala orientali, anche per ricordare tante altre forme spirituali, ma pongo il punto interrogativo, ma forse anche artistiche che appunto si svolgevano in quei luoghi. Per esempio le bandiere di preghiera. Queste bandiere che loro mettono nelle loro montagne perché vengono usurate col tempo, e ciascuna di queste bandiere, che sono bandiere colorate che animano la montagna, che animano i monasteri, e ciascuna di queste bandiere veramente è un'esaltazione della materia cromatica, no? È straordinario. Va bene. Sì, Dante Alighieri, questo suo riferimento appunto all'inferno, il paradiso, opere straordinarie che ci ha consegnato la storia, dove anche in questo caso ci accorgiamo che ci sono degli accostamenti tra il nostro mondo, quello occidentale e quello orientale. Ci sono vari livelli su cui ci si può intrattenere. Intanto è il livello della paura del diverso, questo mi riporta un po' sui temi più strettamente legati a quelli del volontariato. Temiamo il diverso, questa alterità ci fa paura, il Medioevo era popolato di queste paure, di queste strane bestie che popolavano il mondo orientale, persino Marco Polo, tornando nel Milione, insomma, ci descrive persone con tre teste che poi in realtà non è che esistessero, insomma, erano più legate alla leggenda, a quello che si raccontava, appunto, anche alle filosofie, magari sì, legate a riti in qualche misura animisti. E di quelle terre. E allora c'è questa dimensione del Medioevo che ci dà questa visione distorta, però poi invece ci sono dei collegamenti effettivi che si sono sempre svolti tra l'Oriente e l'Occidente. Sembra che alla base della teorizzazione dell'inferno, il paradiso e il purgatorio di Dante Alighieri ci siano dei riferimenti alla letteratura orientale che definiva gli spazi che separano l'umano dal metafisico in sette piani differenti, uno sopra l'altro, per raggiungere l'assoluto. E non soltanto lui, questa è una teoria che Luca l'avrei trovato negli scritti, sicuramente anche tu, di Freud, quando sostiene che Leonardo da Vinci, nella sua storia molto complessa, molto tormentata, a un certo punto avrebbe aderito all'Islam, salvo poi a fare marcia indietro molto in fretta. Io l'ho trovato da una parte questo elemento, e poi magari su questa cosa qui ho citato lui perché, come sapete, essendo storico, io lo vedo
molto attagliato sul, come storico. Anche se lì è difficile potersi pronunciare troppo, perché l'Islam non è tollerante come alcune correnti dell'Islam. Sì, vabbè, però lì parliamo dei primi secoli dell'Islam, sì, quindi parliamo di uno zoccolo duro, non con tutti i fondamentalismi, esatto, che oggi siamo, abbiamo abituati a convivere. Insomma, vabbè, fatto sta. Freud l'ha buttata lì e la butto io anche lì, questa cosa qui, certamente questi scambi tra Oriente e Occidente ci sono sempre stati. E sì, questo è uno sciamano, anche questa dimensione dello sciamanesimo indagato da Castaneda, in particolare in America, in Centro America, anche qui c'è questa dimensione dell'estasi, però con delle pratiche proprio perché sciamaniche legate all'uso anche di sostanze che non propriamente stupefacenti, non sono state indicate come sostanze stupefacenti, ma sono appunto delle sostanze che esaltano le vibrazioni interiori come il cactus peyote. Vabbè. E i tanti modi per stare alla cultura popolare, lo sciamanesimo e anche questo, questi sono i nostri tarantolati di terra di Puglia, indagati, esplorati da De Martino nel suo libro su De Magia. Lui viene anche in Basilicata, fa le sue ricerche anche qui in Basilicata, trova dei luoghi in cui appunto si sviluppa questo rito della fascinazione, della maceria, individua Albano, individua Rotondella, individua questi luoghi, poi si porta nel Salento e qui effettivamente sì, poi la tradizione popolare sosteneva che queste donne, prevalentemente donne, raramente gli uomini, nel periodo della mietitura del grano fossero morse da un ragno, la tarantola, che poi le costringeva ogni anno ad avere questa sorta di crisi epilettiche, insomma, e che loro svolgevano, liberavano attraverso tutta una dimensione legata al ballo, una dimensione coreutica legata al ballo, è una questione molto particolare. E cosa ha a che fare tutto questo con l'arte e con la spiritualità? Sono le espressioni, sono i livelli più bassi della dimensione popolare in cui si manifesta la spiritualità e si manifesta attraverso l'uso di tecniche che sono artistiche, la danza, la pittura nel caso magari degli ex voto e quant'altro. Andiamo avanti. Va bene, sì, questo qui è sempre legato ai temi della mitologia, ma non ritorniamo troppo indietro e qui stiamo sempre su queste letture del passato. Procediamo velocemente, sì, sempre l'estasi, questi sono scatti fotografici, ecco, ora come il contemporaneo valuta, c'è una crisi in qualche misura, vado veramente a concludere perché ho parlato troppo, perdonami, ho superato abbondantemente i tempi che mi erano stati dati, e c'è una crisi del almeno del sacro, nella rappresentazione del sacro nell'arte contemporanea. Tutto questo da che cosa sia determinato? Beh, non so, sì, potrebbe essere la secolarizzazione, il materialismo che sopravanza, può essere anche una caduta di tensione vissuta dagli artisti rispetto a questa tematica, ecco, magari non aver scoperto questa dimensione della fisica quantistica e della meccanica quantistica che potrebbe avvicinarli all'assoluto in maniera diversa, in maniera scientifica e metascientifica, insomma. Sì, c'è questa, e in particolare questo lo si avverte nell'architettura, ma lì è un altro problema, la crisi dell'architettura è legata alla crisi degli stili, perché abbiamo perso una bussola, abbiamo perso un riferimento importante, che ciascuna epoca dovrebbe avere un tratto comune, insomma, sostanzialmente per manifestarsi. Oggi inseguiamo invece l'esaltazione del nostro ego, la provocazione per la provocazione, lo sbalordimento, dobbiamo apparire a tutti i costi, tutto questo è contrario francamente a quello che è il mio modo di sentire la bellezza, però accade anche, che è quella dell'estasi e le tre vie del ritorno che esistono. Plotino sosteneva che l'uno è Dio, non ha bisogno dell'uomo, essendo totalmente completo e quindi privo di quella tensione che nasce dall'amore, che è desiderio di completezza.
Al contrario, noi esseri umani, in quanto imperfetti, aspiriamo all'infinita perfezione dell'uno. L'amore però è quella tensione che unisce il finito con l'infinito. L'anima deve riconvertirsi, seguire la via necessaria, una via che procede verso l'insù, per indicare questa conversione, cioè questo radicale cambiamento del movimento di direzione dell'anima. Lo stesso Plotino usa un termine che significa volgersi indietro, verso l'altro, ritornare. Ed è questo concetto dell'andare e del ritornare, questa dimensione transeunte, no, se volete, del passare da un luogo all'altro come dei nomadi. Achille Bonito Oliva ha costruito gran parte delle sue teorie sulla transavanguardia, su questa dimensione della transeunza nell'arte, della dimensione transeunte nell'arte. E beh, noi attacchiamoci proprio a questa nostra possibilità di andare verso il basso e poi di poter risorgere, di andare verso l'alto per mostrarci nella nostra interezza e nella nostra completezza, magari appunto osservando un'opera d'arte o svolgendo un'azione di volontariato. Grazie.